Salve a tutti da Giuseppe Ragozzino, siamo qui con il Nokia Lumia 710, parliamo del telefono di fascia bassa di Nokia per quanto riguarda la fornitura all'utente di Windows Phone. In questo caso parliamo quindi di un telefono che si dichiara come telefono utilizzabile tutti i giorni senza particolari problemi, è un telefono facile, sicuramente più economico rispetto per esempio al Lumia 800. Vedremo un attimino poi come si comporta nel quotidiano, quindi questo entry level dotato di Windows Phone. In ogni caso il box, come potete apprezzare, è comunque, sembra decisamente robusto, quindi ottimo anche per un eventuale acquisto online. Vi ricordo come sempre di controllare i sigilli, in questo caso si trovano qua, controllate appunto sempre che siano integri, così appunto da accertarvi di avere il packaging di vendita completo. Questo è il telefono, come vedete quindi è incellofanato, andremo poi ovviamente a denudarlo nel momento in cui lo mettiamo in funzione. Abbiamo la batteria, vediamo quindi che all'interno troviamo manuale utente, abbiamo anche modo di vedere la guida rapida che ora cerchiamo di aprire così da farvela apprezzare. Come potete vedere troviamo le gesture essenziali per far funzionare Lumia 710, un paio di paginate giusto così per non rimanere sguarniti. Comunque all'interno possiamo anche andare a reperire ovviamente il caricabatterie, parliamo di un esemplare con valori da 5 volt e 1200 mAh come valori in uscita, quindi parliamo dell'ultima versione del caricabatterie Nokia a disposizione, auricolari in-ear e padiglioni di ricambio così da adattare il tutto al meglio al vostro orecchio per utilizzare appunto il tutto con il massimo comfort. Come vedete quindi parliamo di un packaging completo, in ogni caso a breve metteremo in funzione il telefono, ovviamente inserendo batteria e SIM. Pubblicheremo un relativo filmato, pertanto vi invito a seguirci attraverso il sito web formobiles.info, vi invito a seguirci anche attraverso i canali social che abbiamo attivato per voi, siamo su Twitter, Facebook, YouTube e Dailymotion. Se ci seguite rimanete facilmente in contatto con noi e tempestivamente aggiornati su tutto quanto andiamo a pubblicare per voi. Ora è tutto, grazie, ci vediamo online, un saluto presto da Giuseppe Ragozzino.